sempre qui dalla Lamezia Terme, siamo insieme al direttore sportivo dell'Ocri, Natino Varrà. Dunque, direttore, dicevamo prima in attesa del collegamento, in primis forse il problema è stato di testa quest'oggi da parte della squadra dell'Ocri. Ma sicuramente è un problema di testa, perché per noi è inspiegabile contro una squadra quasi retrocessa subire questa sconfitta meritata, tra l'altro, e sinceramente fa male. Anche l'interpretazione probabilmente non c'è stata la ferocia alla quale Loki ci aveva abituato, perché se torniamo indietro alla partita di Coppa Italia, quello che ha colpito per quanto riguarda l'aspetto agonistico, sotto di 2-0 comunque la squadra non si è disunita e ha continuato a giocare per poi appunto raggiungere il 2-2 contro una squadra importante. Oggi, nonostante si è trovato subito il pregio, certo un po' di sfortuna, Gualtieri uno dei migliori in campo, l'unica cosa che si può salvare è che dietro non ha corso nessuno. No, non parlerei di sfortuna, ripeto, la sconfitta è meritata, quindi che Gualtieri fosse il migliore in campo contro il Locri credo che non sia una novità. Comunque era normale che il loro portiere doveva essere impegnato, però ripeto, dopo una sconfitta meritata c'è poco da dire. Vorrà dire che i ragazzi si sono un pochettino rilassati e questo non va bene, ma ci saranno i provvedimenti necessari. Pensando al Natino Varrà che giocava fin dallo scorso anno, cosa diresti ai tuoi compagni dopo una partita così, nelle condizioni nelle quali è maturata, immaginandoti appunto ancora con il ripeto, a caldo ci sarebbe poco da dire, a freddo cercherei comunque di mantenere i piedi per terra e di pensare a giocare, a macinare, perché comunque mancano 7 punti, mi sembra, 7-8 punti per la matematica, quindi devo pensare solo a vincere, di non preoccuparmi né della classifica né dei punti rimanenti. Perfetto, ringraziamo Natino Varrà, andiamo anche poi ad interpellare qualcuno di casa Lucchese. Grazie direttore.